Carla Bellani, vicepresidente delle ACLI. Allora mi attengo anch'io alla democrazia parlamentare, sarò breve. Prima di tutto ringrazio i sindaci presenti per tutti gli interventi che ci hanno dato, per la ricchezza del lavoro e delle fatiche che stanno portando avanti, che fanno sentire l'associazione delle ACLI meno sola in questo impegno di costruzione di cittadinanza, visto che noi siamo, se non in prima linea, quasi su questo fronte per costruire un futuro che deve essere colorato, plurale, fraterno, aperto. Se non è così, non sarà futuro, non avremo la coesione sociale, non avremo la convivialità delle differenze al nostro interno. Certamente la fatica per compiere questo lavoro non è poca e voi l'avete indicata. Il processo non è lineare, non è semplice e soprattutto occorre il concorso di tanti attori e tanti soggetti che stanno sul territorio e dentro le comunità. Da qui la nostra idea di mettere insieme oggi le organizzazioni sociali e anche le comunità, i sindaci e le amministrazioni, perché è un processo che deve avere processo multiattoriale, dove ciascuno deve fare la propria parte, nel proprio ruolo, all'interno però di un processo ben coordinato. Noi ci teniamo a una strategia che si chiama sussidiarietà, ma una sussidiarietà del tipo avanzato, dove alle organizzazioni sociali non viene chiesto solo di fare la croce rossa delle emergenze o dei problemi che sono sul territorio, facciamo volentieri, però non è questo il nostro compito specifico, ma di dare un apporto anche al pensiero politico, alla progettualità politica, come qualcuno diceva, che deve essere fatto sul territorio, in un reciproco ascolto, in una reciproca valorizzazione, pur nel riconoscimento degli specifici ruoli e delle autonomie che ciascuno di noi ha. Tra le difficoltà che voi avete segnalato, ce n'è una che mi colpisce in particolare, penso che la nostra associazione è sensibile in quanto associazione cattolica. Anche a noi non fa piacere, in termini diciamo, emotivi ed affettivi, se possiamo esprimerci in questo modo, la sentenza dei crocifissi. Però non per questo la nostra identità di credenti deve andare in crisi, anzi, siamo obbligati a scavare più a fondo ed a capire che la nostra identità di credenti viene messa in crisi quando vediamo i barconi che arrivano dall'Africa, dal Corno d'Africa, dall'Eritrea e vengono queste persone respinte in mare, lasciate morire, come se fossero vuoti a perdere. Ecco, allora a questo livello noi andiamo in crisi profonda, perché in coscienza, siccome un po' di Bibbia la leggiamo ancora di tanto in tanto, ci sentiamo richiamare quella voce biblica che diceva che ne hai fatto di tuo fratello? È una domanda che resta per tutti i tempi, per tutte le età e per tutte le stagioni. Che ne hai fatto di tuo fratello? Ecco perché ci siamo trovati qua, no? E pensando ancora ai barconi, un piccolo sforzo che cerchiamo di mettere in campo è di aiutare la gente a capire quali sono le persone che fuggono, perché fuggono, da che cosa fuggono, quali sono le norme internazionali che dovrebbero tutelarle e che invece vengono ignorate, vengono disprezzate. Per questo faccio un piccolo spot, ma che va in coerenza con quanto detto prima. Ci siamo impegnati il 4 di dicembre prossimo a portare a Cremona un sociologo dell'Università di Khartoum, esperto in flussi migratori del Corno d'Africa, e che ci dovrà illustrare, far capire queste dinamiche, di modo che anche in questi barconi di, è brutto dirlo, ma sono considerati rifiuti umani, noi possiamo vedere un fratello, possiamo vedere una persona da accogliere e soprattutto possiamo esercitare il nostro compito politico di garantire a tutti i diritti che il sistema internazionale prevede. Grazie.